Una delle grandi novità tech di quest'anno è stato il lancio dell'applicazione Pokémon Go il 16 luglio. Pokémon, come i piccoli Pocket Monster, i piccoli mostri da tasca che avevano fatto la fortuna del Game Boy di Nintendo negli anni 90. Go, come andare. L'esortazione a uscire, ad andare, non è casuale, perché Pokémon Go è un'applicazione che una volta scaricata non bisogna limitarsi a giocare sullo smartphone, bisogna uscire di casa, scoprire luoghi fisici intorno a noi e andare alla ricerca di Pokémon da catturare nella realtà che ci circonda. Se quest'estate avete visto delle persone bloccarsi improvvisamente, guardarsi un po' intorno, poi fare un piccolo sorriso soddisfatto e ricominciare a camminare, beh, è molto probabile che avessero appena trovato e catturato un piccolo Pokémon. Funziona infatti sul sistema GPS e se piace è perché fa leva su da un lato la passione delle persone per i giochi di ruolo, dall'altro la mania del collezionismo e poi anche sull'effetto nostalgia, perché negli anni 90 i millennials ci giocavano già con i Pokémon. Su questo ha fatto leva Nintendo per il lancio del gioco, che è stato sviluppato dalla startup fuoriuscita da Google, Niantic Labs. Se molte persone la scaricano è anche perché questa applicazione è gratuita. Però è basata su un modello freemium. Più si vuole catturare Pokémon, avere una scuderia larga di Pokémon anche molto forti, sarebbe più bisogna pagare, nel senso si può benissimo giocare senza pagare, però se si paga è più facile avanzare in fretta nel gioco. Perché mai le persone dovrebbero pagare per avere più Pokémon? Perché l'applicazione genera addizione. E questo non è per forza un male, al contrario, perché l'applicazione spinge le persone non solo a uscire di casa a esplorare la realtà che le circonda, ma anche e soprattutto a camminare, perché per andare a scoprire Pokémon uno deve andare in giro. E camminano tanto i giocatori di Pokémon Go e questo fa bene alla salute, tant'è che molti analisti, ma anche medici, istituzioni, hanno fatto i complimenti a questo gioco perché comunque fa del bene alle persone, perché comunque più si cammina, più fa bene camminare, fa bene alla salute. Ed è un po' il contrario delle accuse che venivano mosse ai videogame negli anni 90, perché si diceva che i videogame tendevano a far rinchiudere gli adolescenti nelle loro camere. Adesso Pokémon Go li fa uscire dalla camera, perché appunto lo scopo del gioco è proprio questo: uscire, camminare, cercare i Pokémon e catturarli. Però, ci sono due però. Il primo però è che dopo il boom di luglio il download ha iniziato a rallentare, pare che Pokémon Go abbia anche perso molti utenti. Il secondo però riguarda il fatto che hanno iniziato a uscire i primi dispositivi che aiutano la caccia ai Pokémon. Il primo è uscito proprio a settembre e si chiama Pokémon Go Plus ed è un braccialetto elettronico che aiuta a catturare i Pokémon senza nemmeno dover tirar fuori lo smartphone dalla tasca. Che per caso stia vincendo la pigrizia.